Storica che è nata nel 1871, quindi una tradizione di 130 anni, si vanta di essere il più antico cettificio artigiano d'Italia. L'azienda nasce, come dicevo, nel 1871 perché il fondatore, che si dedicava alla ristorazione, intuì che ci poteva essere uno sviluppo nella commercializzazione, nella produzione e nella commercializzazione di aceto, visto che le terre dove si trovava l'azienda, che sono le terre padane in provincia di Cremona, avevano dei vitigni che fornivano un vino non d'eccellenza, non di qualità, quindi adattissimo ad essere trasformato e utilizzato per la produzione dell'aceto. Da lì man mano l'azienda è cresciuta, si è evoluta, come ripeto adesso siamo all'attuale titolare responsabile, sempre della famiglia, Aurelio Galletti, che continua questa attività familiare e al tempo stesso, con lungimiranza e attenzione, sviluppa la produzione allargandola a una gamma completa di prodotti che ci permettono di poter dire che siamo in assoluto l'unica azienda che produce tutti i tipi di aceto attualmente disponibili in commercio. L'azienda attualmente ha tre stabilimenti, due nella provincia di Cremona, San Daniele Po, che è diciamo la sede storica dell'azienda, e questi due stabilimenti servono per produrre l'aceto di vino e man mano le diversificazioni che sono state sviluppate, quindi i vari aceti, i condimenti e le creme balsamiche. E poi abbiamo uno stabilimento in provincia di Modena che è dedicato alla produzione dell'aceto balsamico IGP e DOP. Inoltre presso la sede di Cremona c'è anche un laboratorio sviluppatissimo di altissima qualità tecnologica per tutti i tipi di analisi che possano garantire il massimo della tecnologia e della tracciabilità del prodotto. Perseguiamo in assoluto un discorso di qualità. Tra l'altro faccio un piccolo inciso, visto che Cremona è la zona, viene spesso considerata come la zona delle 3T, che sarebbe Torrone, Tognazzi, e noi l'abbiamo trasformata dicendo che anche noi abbiamo le nostre 3T, che sono tecnologia, tradizione e tracciabilità. Il motto delle 3T per noi è la tradizione, come ampiamente spiegato parlando delle origini dell'azienda. Poi abbiamo come seconda T la tecnologia, che è importantissima per garantire un prodotto che man mano segua quella che è la domanda del mercato e serva a prevenire e a soddisfare quelle che sono le esigenze della clientela e soprattutto garantire un discorso di qualità e di ricerca, attenzione alla materia prima, al prodotto che viene dato con certi standard qualitativi elevati, e questo lo possiamo oltretutto
soprattutto garantire e dimostrare al cliente grazie alla tracciabilità, perché tutto quello che entra nella nostra produzione, dalla selezione attenta della materia prima fino alla trasformazione, fino al prodotto finito, è tutto attentamente esaminato, analizzato e codificato, e di conseguenza ci permette di dare il massimo della garanzia alla clientela. I nostri prodotti, come dicevo, è tutta la gamma, abbiamo una gamma completa di aceti. Posso dire che abbiamo l'aceto di vino, che è quello il punto di partenza dell'azienda, che la produzione è apparentemente semplicissima, però segue quella che è la tradizione, e si tratta nel fare una valutazione attenta delle qualità e della tipologia di vino che noi acquistiamo e che utilizziamo. Viene messo in un fermentatore con l'aggiunta di aria sterile e acetobatteri, fatto fermentare, subisce tre passaggi, tre diverse fasi di filtrazione, dalla più grossolana fino alla microfiltratura. Garantiamo sempre la pastorizzazione e infine l'imbottigliamento. Questo brevemente sono le fasi di lavorazione del prodotto dell'aceto di vino. Poi abbiamo altri aceti che seguono più o meno le stessi passaggi con in modo un pochino più completo e articolato, perché abbiamo sviluppato l'aceto di mele, l'aceto di malto, l'aceto di riso, l'aceto di pomodoro, e perché abbiamo allargato così la gamma, sempre valutando un discorso di completamento e soprattutto l'esigenza di seguire quella che è la domanda estera, perché abbiamo valutato che un mercato come quello americano, come quello cinese, è sicuramente più orientato per l'aceto di riso, il mercato inglese piuttosto che quello tedesco per l'aceto di malto, sempre in considerazione di quelle che sono le loro tradizioni e le loro abitudini primarie. E di conseguenza ci siamo dedicati alla produzione di tutti questi tipi di aceto. Tra l'altro, per quanto riguarda l'aceto di mele, anche lì è stato prevenire un pochino i tempi, perché il titolare negli anni 90 ha deciso di acquisire un'azienda in provincia di Trento che produceva l'aceto di mele, e che allora, essendo il Trentino regione autonoma, aveva la possibilità di produrre questo aceto, mentre invece in Italia non era assolutamente consentito, ma solo l'aceto di vino. Acquisendo quell'azienda si garantì la possibilità innanzitutto di conoscerne la tecnologia, di poter distribuire il prodotto, e quando decadde quel vincolo di non produzione, fu il primo, il titolare, a poter poi produrre l'aceto direttamente nel proprio stabilimento, mantenendone il marchio e potendolo distribuire all'estero. Il nostro mercato di riferimento è innanzitutto il consumatore, un consumatore attento, preparato, che sappia accogliere quella che è la qualità del prodotto, perché come dicevo prima, con l'attenzione che diamo alla produzione e con i nostri standard qualitativi, sicuramente vogliamo e ci impegniamo a far sì che il cliente possa avere il meglio di quello che c'è attualmente in produzione, con tutte le garanzie di qualità e soprattutto di tecnologia, di tracciabilità e di sicurezza alimentare. E mercato di riferimento, anche come dicevo prima, sono ovviamente i mercati esteri, perché noi abbiamo una distribuzione che copre un po' tutti i paesi più importanti all'estero, e poi soprattutto l'attenzione a quelle che possono essere le esigenze e le caratteristiche, ossia certo esportare il prodotto italiano con le caratteristiche italiane, ma anche con un occhio e un riguardo a quelle che sono le esigenze e le tradizioni del consumatore estero, come ad esempio la produzione man mano di aceti differenziati o di condimenti che possano incontrare il gusto di tutti i consumatori. We'll be right back.
l'esperienza nel nostro settore conta tantissimo, l'esperienza, la competenza, la consapevolezza di quello che si fa, e nel momento stesso in cui ti appartiene quello che tu produci lo sai anche poi trasmettere nel modo migliore all'esterno. Oltretutto l'esperienza ci permette di poter lavorare in assoluta sinergia con tutte quelle che sono gli enti certificatori, gli enti di controllo, che sono nostri partner, non con i quali collaboriamo, in modo da poter sempre garantire un prodotto di altissima qualità. L'esperienza ci permette spesso addirittura di anticipare le esigenze del mercato, di vedere, di trovare in tutti i modi una soluzione per poter, mantenendo sempre un discorso qualitativo, poter anche incontrare quello che è il gusto della clientela. L'esperienza, mi viene da pensare, ha aiutato molto il titolare e noi che siamo, diciamo, la forza vendita produttiva, nel capire che se si vuole seguire la qualità è opportuno seguire un prodotto di un certo tipo, e per mantenere quello standard intuire quali possono essere diversificazioni di utilizzo del prodotto, nel senso che ad esempio con il prodotto qualitativo andiamo su una distribuzione alimentare. Con un prodotto, diciamo, più standard abbiamo individuato diversi utilizzi dell'aceto, ad esempio, non so se è noto, ma l'aceto viene moltissimo utilizzato per quello che è un discorso di sanificazione, quindi un altro utilizzo dell'aceto è come igienizzante. Infatti abbiamo stretto anche collaborazioni con aziende produttrici di detersivi proprio per utilizzarlo come ingrediente nella pulizia, nell'igiene. Viene usato nelle aziende per disinfettare i macchinari, piuttosto, ha diversissime applicazioni, quindi cerchiamo sempre di valutare il massimo che possiamo ottenere dal nostro prodotto, forti e sicuri del fatto che producendolo abbiamo la possibilità di controllarne tutte le fasi.